Allora l'ombrellone è sostituito, quello che è alle spalle è quello nuovo, insomma un fatto un po' inconsueto. Anomalo, sì, anomalo. Direi senz'altro anomalo. Adesso cosa fate? Gli tutti accertamenti, continuiamo con le verifiche, anche con l'assicurazione, insomma un perito che ci stabilisca un po' la natura del danno, se si riesce, e ecco. A voi sembra plausibile un fulmine, insomma così? Allora, sembra sicuramente strano, molto strano. E in cielo quel giorno, quella notte sì, c'erano i fulmini sicuramente. E non è piovuto, devo dire, la notte stessa del danno. E però, ecco, continuiamo a pensare anche alla possibilità di un atto vandalico, perché sicuramente rimangono entrambe le ipotesi, ecco. L'ombrellone e la sua struttura erano completamente inceneriti. Sì, sì, la struttura bassa che vediamo qua in una plastica che comunque non è plastica ma un materiale difficilmente infiammabile, era completamente sciolta. L'ombrellone era caduto a terra completamente carbonizzato, senza neanche una parte, un lembo di tela rimasta. Niente. No, quindi ci sembra strano che per fare questo lavoro, insomma, magari un atto doloso sicuramente abbia impiegato tanto tempo chi ha voluto farlo. E ci sembra strano il fatto che nessuno proprio abbia notato fumo o così di fiamme, no? Che hanno dovuto ardere per un bel po' per ridurlo in quel modo. Questa è l'unica anomalia, no? Che ci fa pensare più anche a un atto naturale, come hanno detto poi alla fine con chi mi sono consultata, che carabinieri e vigili del fuoco, che non hanno escluso, ecco, l'atto vandalico totalmente, però forse per ridurlo così hanno ipotizzato che potesse essere, sì, più probabile un fulmine.